saliamo, saliamo. Miglior voce femminile. Scusate. Allora, sarà un eunuco. Chiamiamo il gruppo e poi individuiamo chi è la migliore voce femminile, perché estraiamo somme. Esatto, no, non è proprio quello. In ogni perché caso, sappiamo chi è, ma non sapevamo cosa sarebbe il nome. Bene, giusto. Quindi, se non ci ha permesso il soggiorno, voi sulla schedina avete scritto quella lì a destra, la terza a sinistra. Adesso perché lo spiega, spieghiamo, vediamo. Lo spiego. Volevamo premiare questa ragazza, sì. Sappiamo il ruolo ma non sapevamo il nome, abbiamo cercato la compagnia, non ci hanno risposto. Sì. L'ha cercata, non ci hanno risposto, ma diciamo che non l'ha cercata in tutte le lap dance di Caracas, si è sottoposto via questa ricerca, che l'ha provata. E comunque la compagnia è? La compagnia teatrale Ado e Gio Pio Decimo, mai dire suora! E si capisce la compagnia. Ma vediamo chi è la miglior voce femminile. Quest'anno. Venite, 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 almeno la miglior voce femminile, mo vediamo. Allora ragazze, se voi salite poi individuiamo chi è, vediamo. Ok. Ma ragazzi, ecco. Ah. Sono troppe, sono troppe, sono tutte. Va bene. No, no, guarda. Sarà una cosa. Sono troppe. E per la settimana vocazionale. E per il. Ah, ecco, su, su. Allora, foto tutte insieme, visto che c'è questo. Lo scrivi tutto come, però. Te lo scrivi da sola praticamente. Miglior voce femminile. Possiamo saperlo il nome? Sara. Sara? Sara. 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 Brava Sara. Oh, sono tutte donne queste. Vabbè, non me ne ero accorto, vedi? E tutte sono. Oh, non gli scappa niente, mamma. Brave ragazze, complimenti. A parte la pipì. E anche a loro complimenti per il lavoro. Sì, e anche ai loro genitori. Oh, posso dire una cosa?